www.containerradio.it. Intervista del giorno. Perché? Siamo qui con Albano Carrisi a Verona presso il Leon d'Oro. È un piacere averla qui a Container Radio e io volevo chiederle com'è l'emozione a pochi giorni da questo favoloso concerto che vi rivede a cantare insieme qui in Italia assieme a Romina e nella meravigliosa cornice dell'Arena di Verona. Che emozione ha? Emozione viva, vegeta e quasi mancasse, perché tutte le cose che nascono da un'emozione devono vivere l'emozione e nell'emozione. Adrenalina allo stato puro, è tutta una situazione di tanti fattori che ti fanno vedere la vita nell'emozione che solo la musica riesce a dare. Come diceva Nietzsche, la vita senza musica sarebbe una cosa orribile. Esatto. Beh, noi sappiamo che la scaletta sarà piuttosto nutrita, ci sarà anche un inedito. Voi nella vostra carriera artistica avete cantato non solo l'amore, avete trattato anche molte altre tematiche. Ce n'è una magari, c'è una canzone che la rappresenta di più, che ama in modo particolare? Ma per esempio ci sono brani tipo Il bambino non è più re. Non so se l'avete mai sentito. Sì, incredibile appuntamento. 1961, Il mondo dei poveri, Un pugno nell'anima. Poi c'è stato, ma ce ne sono tante che sono veramente fantastiche, solo che sono passate inosservate ed è stato un peccato. Comunque complimenti. E tornando appunto all'Arena di Verona, noi sappiamo che ci saranno grandi ospiti all'interno dello spettacolo. Ci può dare una piccola anticipazione? Allora, intanto un'orchestra di 60 elementi, intanto un balletto di 40 elementi, poi c'è la direzione dell'orchestra di Alterisio Paoletti che è un genio, poi c'è il batterista più importante d'Europa, Maurizio De Lazzaretti, che è veramente ha scritto dei libri, è seguitissimo nel mondo sto ragazzo qua, e suona la batteria qui. Poi c'è Tyrone Power, il fratello di Romina, c'è mio figlio Iari, c'è Pippo Baudo, c'è Michele Placido, Tozzi, Ricchi e Poveri, Solenghi e Lopez, non c'è mai, siamo messi bene. Ricchissimo, complimenti. Sì. Parliamo un po' di Sanremo, perché vi abbiamo visto su questo grandioso palco qualche mese fa. Com'è stato ritornare a cantare insieme proprio su quel palco? Beh, è stato bello, è stato emozionante, poi eravamo anche i primi, quindi è stato un bel momento, e il risultato poi è stato incredibilmente interessante. Bene, finché c'è vita c'è speranza, no? Sì. E a me la vita piace. E dopo questo concerto all'Arena di Verona, potremo trovarvi assieme di nuovo in altre tappe live durante l'estate? Io la palla di cristallo non ce l'ho per leggere, però vediamo, tutto ciò che è positivo da fare lo faremo. Vicenza Natale. Vicenza Natale. Okay. Chi è Vicenza? Ah, Vicenza. A Natale a Vicenza. Tu lo sai o no? C'è il fotografo CDA di Verona. Opzionato. Ah, opzionato. Va bene. Bene, ultima cosa, progetti per il futuro? Tantissimi, ma non me li fa dire qua perché. Ma tantissimi. Si può fare un saluto per la radio? Alla Container Radio, vi auguro di contenere tanti container, ma tutti pieni di grande positività. Ciao a tutti, Albano. Grazie. Ciao. Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, oggi sarà la tua ombra mia. Intervista del giorno. www.containerradio.it